Salve a tutti e ben ritrovati. Sono ore di apprensione per la Sicilia e la Calabria a causa di piogge intense che stanno colpendo queste regioni già da diverse ore con eventi alluvionali, tutto a causa di un vortice di bassa pressione proprio nel cuore del Mediterraneo, tra l'Africa e la nostra penisola. Vedete ben evidente dalle immagini del satellite. Il coinvolgimento della Puglia è ancora però incerto, perché la traiettoria di questo ciclone non è ancora ben definita, che comunque nelle prossime ore si sposterà verso est, portando comunque per la nostra regione piogge per gran parte di questa prima parte della settimana. Vediamo quale sarà quindi la tendenza più probabile tra oggi e giovedì. Partiamo con la giornata di oggi, che vedrà nubi in aumento sulla nostra regione, con una mattinata che vedrà le prime piogge affacciarsi sull'arco ionico. Nel corso della giornata, tra pomeriggio e sera, tenderà a peggiorare anche sul resto della regione, con fenomeni che comunque rimarranno più probabili ed intensi ancora sull'arco ionico e sulla Puglia centrale, specie sulle Murge. Altrove piogge intervallate da pause asciutte. Le temperature saranno in diminuzione e la ventilazione moderata dai quadranti sud-orientali. Domani, martedì 26 ottobre, ancora una giornata prevalentemente grigia con piogge che interesseranno tutto il territorio regionale, questa volta in maniera più importante la Puglia centrale ed il Basso Tavoliere. Saranno queste infatti le zone coinvolte dalla risalita dei fenomeni che da sud, dopo aver interessato la Calabria e la Basilicata, tenderanno a salire verso la Puglia, temperature che saranno ancora costanti e al di sotto delle medie stagionali. Per quanto riguarda invece la ventilazione, rimarrà costante dai quadranti sud-orientali. Nella giornata di mercoledì 27 ottobre ancora insistono gli effetti del ciclone mediterraneo con piogge che interesseranno in maniera irregolare tutta la nostra regione, soprattutto tra mattina e pomeriggio, questa volta per l'arrivo della ritornante dei fenomeni dal mare. Infatti la ventilazione si disporrà dai quadranti settentrionali. Nel corso delle ore serali migliorerà ovunque, ma anche la giornata di giovedì farà sentire ancora gli effetti residui di questa instabilità, con piogge che interesseranno soprattutto i settori della Puglia meridionale e, a macchia di leopardo, anche il Foggiano del Brindisino. Meno probabili invece le piogge sul Barese. Le temperature saranno ancora stazionarie, con le minime intorno ai 13-15 gradi, e non ci sarà molta differenza con le massime, che saranno quasi ovunque poco al di sotto dei 20 gradi centigradi. Vi aspetto come sempre venerdì per tutti gli aggiornamenti del weekend. Grazie per l'attenzione e buon inizio di settimana.